Il K-Pop Flex, il mio primissimo concerto di K-Pop, o meglio, il mio primissimo concerto è stato bellissimo, ma è stato anche un disastro. È stata un'esperienza bellissima che vorrei rivivere tutti i giorni, ma organizzata veramente male, male, male. Oggi però vi lascio la parte bella, cioè il vlog. Siamo per partire e andare finalmente al K-Pop Flex, o meglio in Germania, e siamo già in ritardissimo. Il 90% del ritardo è colpa mia. Buondì, primo giorno effettivo a Francoforte. Ho già preparato l'outfit in un sacchettino per cambiarmi in maniera che se poi facciamo tardi, mi cambio in macchina e sono pronta per il concerto. Eccolo! Stiamo andando, sono talmente emozionata che mi scappa la pipì. Una bambina di 4 anni. Pensavo però che ci fosse fila per entrare là, invece probabilmente c'è gente che è qui da 2-3 ore. Ragazzi, sono troppo emozionata. Guardate già alle mie spalle che si vede lo stadio, la gente, si sente anche il wow. Non so perché si senta il wow, nonostante non sia ancora iniziato nulla. È il mio primissimo concerto in assoluto, tranne quelli di musica classica, e sarà anche di K-pop il mio primo concerto. Gote rosse mi sono fatta, aiuto, sembra mi abbiano preso a pugni. C'è anche, in occasione del K-pop Flex, il Korean Festival, e ci sono un po' di bancarelle con cibo, gadget, cose. Ragazzi, non potete capire l'emozione, non ce la posso fare. Guardate quanta gente c'è e ancora devono riempirsi. Il sabato abbiamo i posti un po' da barboni, domani abbiamo quelli figli. Poi saremo tipo lì. Ero partita super carica, siamo entrati alle 6, ma in realtà il concerto inizia dopo 2 ore. Infatti abbiamo visto prima tutte delle esibizioni, tutte delle cose belle, interessanti, ma non c'erano ancora le esibizioni che ci interessavano e adesso dobbiamo aspettare 20 minuti. Un minuto e vogliono che urliamo! K-Pop Flex. Tonight, meet the best artists to build Frankfurt's night of spectacular and hype. Bambina!
spero che qualcosa si veda dalle nostre fan cam. Quindi ti è piaciuto o no? Sì, la cosa incredibile è che hanno annunciato oggi che ci sarà il 17 e il 18 giugno un altro K-pop Flex qua. Eccoci qua al secondo giorno di K-pop Flex e oggi siamo già più preparati, abbiamo addirittura i braccialetti Early Access e no, Early Entry e Front Stage. Siamo riusciti a non fare 7 ore di fila, non so come, probabilmente perché tutti anziché fare le scale hanno preferito fare una rampa. Nelle scale c'erano 20 persone che salivano, nella rampa c'erano tipo 300 persone se non di più, davvero non sto scherzando. E oggi ci sono anche Karin e Locchino. No, io non ci sono. Che vedranno il loro primo concerto di K-pop. E da quanto è che non vedevate un concerto? Due anni. Invece per me è il mio secondo concerto. La prima volta, eh. Okay. Grazie, buon concerto. Tranquilla, è più emozionata lei di voi. No, guarda, la dobbiamo mandare ad un'amica che non è potuta venire qui e che ti segue anche lei. Avete quindi visto che le hanno annunciate anche per l'anno prossimo? Sì. Loki sta piangendo. Sì. Sto piangendo. Non pensate che abbiamo preso tipo l'hot dog più scammoso del mondo, che era tipo rinsecchito, costosissimo e terribile. Ma bello sto Early Access che ce l'abbiamo. È già passato diverso tempo e ancora non hanno aperto nulla, quindi alla fine l'Early Access sarà quanto un entry normale, 99 su 100. Forse riusciamo a entrare. Siamo riuscite finalmente. Forse, non siamo ancora là. Allora, direi che più avanti di così non avevo può. Capito che fossimo qua. Siamo decisamente vicini al palco. Qua c'ho la transenna e di là c'è il palco e lì dietro c'è il palchetto piccolino dove avete visto ieri le Hive. Qua fanno anche le prove di fuoco e fa decisamente più caldo qui che laggiù. Per chi avesse sentito parlare solo di domenica al K-pop Flex o avesse partecipato soltanto alla domenica, non c'è proprio paragone con ieri, eh. È organizzato molto peggio, ci sono dei momenti di silenzio, è partito dopo, ci hanno fatto entrare dopo con l'early entry, è tutto disorganizzato. Al momento stiamo aspettando non si sa cosa, anziché esibirsi il gruppo fighissimo, la crew, quella di Busan, non c'è niente, hanno fatto ballare i ragazzi che hanno aperto lo show e poi gli hanno fatto fare una random dance totalmente improvvisata, li hanno mandati sul patibolo così a occupare il palco per qualche minuto e adesso non c'è niente. C'è talmente un cacchio da fare che hanno tirato fuori una calza laggiù e stanno cantando. Ready! Ready!
molto più bello e molto più emozionante vederlo da vicino e vederli da vicino, perché erano vivi, cioè erano veri, ma è stato organizzato malissimo. Oggi che era il secondo giorno non c'era niente che riempiva l'ora e mezza, quasi due, dopo lo spettacolo, cioè dopo la dance cover, la coreografia che hanno fatto, ma soprattutto non c'è un ending show, non, cioè non fanno vedere gli artisti alla fine. Ieri sì, ora no, non ho capito perché. Ah, aria, aria. Comunque per un qualche motivo mi è passato veramente troppo in fretta il tempo da quando è iniziato il concerto. Ieri sembrava più lungo, esatto, invece oggi è volato, ma proprio bellissimo però. Purtroppo quella bellissima esperienza è già finita, è volata. Ancora una volta non riesco a crederci di averla vissuta in prima persona, non riesco a credere di aver avuto i miei artisti preferiti così vicini, e sono contentissima di aver provato sia quelli lontani, diciamo, quelli in tribuna, che quelli sotto il palco. Entrambi i posti avevano pregi e difetti. I posti in tribuna ti fanno sentire parte di una grande cosa, vivi tutta l'emozione del concerto, vedi tutte le luci, diciamo che è molto più scenico perché riesce a vedere tutto da qualche passo più indietro, e wow, hanno fatto davvero un lavorone con gli schermi, era veramente tutto bellissimo da quel punto di vista. L'unica cosa è che stando così lontani sembra quasi di guardare uno spettacolo in TV. Sì, lo vivi, ma allo stesso tempo non hai un contatto così vicino con gli idol, mentre invece sotto il palco, oh mio Dio, io ho visto quanto sono tutti perfetti e bellissimi. Sotto il palco capisci che gli artisti che hai sempre seguito sono davvero reali e esistono. E se sei fortunato puoi avere qualche interazione. Io ogni tanto urlavo a qualcuno di loro e mi è capitato che si girassero, quindi sono super contenta. Però il problema dello stare sotto il palco è che ovunque ti metti sotto il palco ci sarà un punto dove non riesci a seguire bene l'esibizione. Nel mio caso ero in un punto bellissimo, ma quando andavano sul palchetto io avevo gli artisti di schiena. L'altra cosa che cambia tantissimo è l'audio di quando sei sugli spalti o quando sei giù. C'erano persone che ad esempio sugli spalti non riuscivano a sentire le voci degli artisti, mentre io le sentivo chiaramente il secondo giorno. In realtà anche sabato le sentivo. Dato che l'evento si ripeterà il prossimo anno in due tappe, il 17-18 giugno a Francoforte e il 22, 23, 24 settembre a Londra, io vi consiglio di guardare il video dove analizzo tutte le problematiche che ci sono state nel K-Pop Flex, a partire dal annunciarti uno spettacolo di 5 ore al poi darti effettivamente uno spettacolo di 2 ore e mezza, 2 ore e 45, tra l'altro dicendotelo 2 ore prima del concerto. Spero che questo video vi sia piaciuto, spero prima o poi di andare a un altro concerto di K-pop perché è stato davvero, davvero bellissimo. Vorrei partecipare tipo a ogni concerto di K-pop che c'è, e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!